non mi riconosco, cioè oddio, sì, sono anche molto sarcastica, quindi sì, parzialmente mi riconosco. Non trovo che il sarcasmo sia un difetto. Io trovo che oggi sia molto difficile praticare l'arte dell'ironia, anche del sarcasmo, perché diciamo così, sui social c'è la tendenza a proteggere la propria nicchia, la propria squadra, la propria parte della tifoseria, e l'ironia è uno strumento poco praticato, perché non si ha poi voglia, no, di Andrea, di doversi difendere dall'accusa di essere cattivi, di essere cinici, di essere crudeli, di essere bulli addirittura. Oggi, se fai una battuta umoristica su qualcuno, immediatamente la prima accusa che arriva così impietosa è: stai facendo del bullismo. Cioè, 10 anni fa, 5 anni fa, quella era ironia, oggi è bullismo. Però tu, detto, non hai mai pensato, lo sto facendo? Il bullismo? No, assolutamente no. Il bullismo è proprio un'altra cosa. Il bullismo è una materia che non mescolerei minimamente all'ironia e a chi la pratica. Tra l'altro, voglio dire, cioè, praticare l'ironia e l'autoironia è fondamentale, perché uno, quando si pratica l'autoironia, Andrea, cioè, si mantiene il senso del ridicolo, e quello ti difende da tantissime figure, dall'idea di diventare a un certo punto inopportuni, patetici, tutta una serie di cose che, da cui vieni protetto. E l'ironia, soprattutto se applicata nei confronti del potere, che è una cosa che io faccio spesso, cioè io non è che me faccia sarcasmo nei confronti dei pesci piccoli, cioè quello è facile, allora quello sì che può diventare in parte bullismo, utilizzando i social, 1,5 milioni di follower. Ma se tu fai una battuta su Calenda, e fai anche del sarcasmo su, non so, la compulsività nel twittare di Calenda, credo che quello vada praticato anche negli interessi di Calenda, che a un certo punto deve comprendere, no, adesso dico Calenda è un nome a caso, francamente, ma potrei fare anche il nome di Bassetti, per dire, per passare alla categoria virologi, no? Ecco, cioè, quando tu pubblichi l'intervista, il video dell'intervista che Bassetti fa alla D'Urso con i video del matrimonio, eccetera, cioè, quello è un sarcasmo che non solo ti puoi permettere, ma devi permettere, perché devi ricordare a un virologo che non è diventato famoso perché ha partecipato al Grande Fratello, ma perché c'è stata una, una pandemia, e forse rimanere nel proprio segmento in un momento così difficile aiuterebbe, come dire, a mantenere un po' di serietà sul tema su cui c'è la differenza, forse sottile, mi rendo conto, è che mentre il sarcasmo ha una deriva in qualche modo distruttiva, cioè aggredisce l'altro, l'ironia ha una deriva invece comprensiva, cioè tende a, come dire, sottolineare una debolezza senza bisogno però di mortificare l'interlocutore. Allora la mia domanda è se nel dibattito pubblico non sarebbe necessario un po' più di ironia, un po' meno di sarcasmo, perché poi alla fine, se una persona che ha 1,5 milioni di follower utilizza quella modalità lì, molti si sentono autorizzati senza averne gli strumenti, perché anche quella, la consapevolezza di quello che si fa e di quello che si dice è importantissimo. Guarda, ho un'assoluta consapevolezza di quello che faccio. Ma i tuoi follower? Ma i miei follower, innanzitutto, cioè, rimane la responsabilità individuale di tutto quello che si, innanzitutto che si capisce, perché io purtroppo non posso preoccuparmi dell'analfabetismo funzionale altrui, nel senso che Andrea, no, cioè, io, a un certo punto si studia, si torna agli elementari volendo, no? Cioè, se uno interpreta una battuta come un tentativo di omicidio e travisa, strumentalizza, manipola quello che hai scritto, io francamente, un po' dispiacere, però a un certo punto non posso, come dire, abbassare il linguaggio o adeguarlo all'analfabetismo altrui, cioè sono gli altri che devono elevarsi, e in questo senso io non mi piego. Vedo che tante persone, vedo che tante persone ormai sono terrorizzate, cioè non scrivono più niente perché hanno paura della sollevazione popolare, e questo succede anche ai giornali, succede alla TV, che pratica tutta una serie di aggiustamenti prudenti su una serie di temi perché terrorizzata, no, dal dire qualcosa che possa sollevare le folle. Cioè oggi non puoi fare una battuta su un animale,
che immediatamente tu passi per crudele, come dire, odiatore degli animali, nemico degli animalisti, eccetera, degli esseri viventi, della vita, eccetera. Quindi, voglio dire, a un certo punto, per mantenere la propria indipendenza intellettuale, bisogna anche avere comunque il coraggio. Tu dici di essere cattiva, hai usato la parola cattiveria. Guarda, io non mi sento per niente cattiva. Mi sento una che non fa sconti. Cioè, questo mi sento, una che non fa sconti. Ecco, ma però non penso mai... di essere guarda, io sono una stronza, sarò antipatica, sarò respingente su alcune cose, sarò una implacabile, però io credo di essere una persona giusta.